Ciao! Allora, questo è il video su come mi strucco. Ho fatto tre piccole sequenze dei vari modi in cui mi strucco. E vabbè, diciamo che non potevo scegliere il periodo migliore per mettere in mostra il mio viso, dato che sono in un periodo un po' di stress e poi un po' periodi femminili e quindi sono invasa da vari brufoli, quindi chiedo scusa per lo spettacolo. E partiamo subito. Ok, pronte per il primo metodo, quello delle tre biofasi. Allora, vi dico molto velocemente gli oli che potete utilizzare per struccarvi con l'olio. Oltre a quello che io vi ho sempre consigliato, Olis, che però comunque è abbastanza introvabile, esiste anche l'olio di girasole. Vedete? Questo l'ho comprato alla Coop ed è spremitura a freddo da agricoltura biologica e si trova molto facilmente, costa circa 2,5 euro, quindi anche abbastanza economico. Oppure vi posso consigliare un altro olio, l'olio di riso della Scotti, che c'è anche la macchina di Jerry Scotti e che praticamente è anche molto buono, solo che costa un po' in più, costa tipo 5,60 euro. Io ho trasferito l'olis in modo più pratico in questa boccettina qui e farò tutto con le mani, l'olis sul palmo della mano e comincio a passarmelo sulla faccia e sugli occhi, molto, in modo molto leggero. L'olio porterà via tutto il trucco e la sporcizia, comunque lo smog della giornata. Prendo un cotoncino, guardate, e comincio a levare l'olio in eccesso per ripetere l'operazione più volte. Ora devo togliere questo strato di olio dalla faccia e utilizzerò una saponetta della Lush, che non ricordo neanche più come si chiama, però è per pelli che ha il tea tree all'interno, la lavanda, però comunque potete utilizzare, come vi ho detto, il sapone di Aleppo oppure le saponette dei provenzali, quelle alla karité, all'olio di mandorle dolci, che sono buonissime. Vado a lavarmi la faccia e ci rivediamo tra 2 secondi. Dopo aver lavato la faccia con la saponetta e aver comunque levato tutto l'olio in eccesso, dobbiamo acidificare e lo faremo con un tonico. Sarebbe perfetto comunque fare un tonico in casa con l'aceto e le bucce di limone o d'arancio e tamponiamo il viso così. Sono in viaggio e non ho voglia di portarmi l'olio con la saponetta e il tonico, preferisco portarmi il latte detergente. Allora, vi dico un po' per quanto riguarda i latti detergenti bio, quelli con cui mi sono trovata bene e quelli con cui non mi sono trovata bene. Allora, ho utilizzato, che ora non ho qui, quello della Fitocose, all'oleazulene, che non era molto efficace per quanto riguarda lo struccaggio. Ho utilizzato questo della BioEarth, che è un aloe schiuma viso, che deterge e strucca delicatamente, ma preferisco utilizzarla come detergente del mattino e mi piace tantissimo, ma per quanto riguarda lo strucco non porta via comunque tutto il trucco. Invece un latte detergente che mi sta dando tante soddisfazioni è questo della Verde Sativa, con cui vi farò la prova ora, ed è dermopurificante e struccante per pelli sensibili e può essere utilizzato sia sugli occhi che sul viso, strucca perfettamente e praticamente è adatto anche alle pelli più sensibili come la mia, come avete visto nel video precedente che soffro comunque di cuperose e quindi è una pelle che facilmente tende ad irritarsi. Volevo farvi una prova per farvi vedere la consistenza di questo latte detergente. Questo è quello della Verde Sativa e vi metto vicino un altro latte detergente, oddio, che è della Webix, una marca che non è bio, che usavo prima e che poi mi piaceva. Notate, praticamente questa ha una consistenza trasparente che si assorbe subito e invece questa ha una consistenza
resa molto più corposa, e quindi quando la devo andare a prelevare, a togliere, fa il mascherone sul viso e mi lascia con quel viso molto unto, cioè questa si assorbe. Quando vado a passare poi il dischetto di cotone, non impregno il dischetto di tutto il latte detergente come questa qui della Vepix, perché è molto fluida e non è molto pesante. Ora vi farò la prova. Io preferisco sempre utilizzare le mani, non per non sprecare i cotoncini, ma perché poi vado a eliminare il trucco in eccesso con i cotoncini. Metto un po' di latte detergente e comincio a passarlo come l'olio, massaggiando su tutto il viso, in modo da lo passo delicatamente sugli occhi, e vi assicuro che è difficile comunque trovare, penso che lo sapete anche voi, un detergente che va bene sia per occhi che per il viso, che non bruci gli occhi. Questo latte detergente mi sta dando veramente tante soddisfazioni, mi piace tantissimo. Comincio a fare il primo passaggio. Vedete, lascia, cioè toglie il trucco, guardate, sporchissimo, ma non lascia il... ha sciolto anche il mascara. Ed ecco qui, il cotoncino è pulito. Ok, ed infine c'è il metodo del panno in microfibra, vedete, il guantino. Ci ho messo un po' per trovarlo questo qui, sia per trovare il guantino sia per trovarlo bianco, perché appunto lo preferivo bianco, dato che potevo vedere quanto avevo comunque, quanto trucco avevo tolto e se l'avevo tolto tutto. Allora, dato che io normalmente questa operazione la faccio in bagno, in modo da poter sciacquare il guantino e poterlo riutilizzare, però dato che sono con voi, ho messo l'acqua calda in questa vaschettina e quindi posso intingerla. Allora, bagno il mio calzino di microfibra. Questo metodo in questo momento mi sta piacendo tantissimo, perché quando sono stanca, torno la sera, magari tardi, come per esempio stasera è sabato e sono le 2, non so che ore sono, e oppure magari semplicemente sono a casa, non sono proprio stanca, non ho voglia di struccarmi, lo posso fare anche dal letto. E appunto metto la microfibra sotto l'acqua tiepida, la strizzo, inizio a passarla molto delicatamente sul viso. Vedete? Sì. Gli occhi li lascio alla fine perché vi voglio far vedere proprio la magia che fa questo guantino. È la soluzione comunque migliore per chi torna tardi e non ha voglia di struccarsi, o semplicemente per chi vuole prendere l'abitudine, magari un po' pigra, e vuole prendere l'abitudine di struccarsi così. È un metodo davvero molto efficace, delicato e soddisfacente. Vi lascia comunque la pelle pulita al 100%. Allora, sull'occhio basta appoggiare comunque il panno sull'occhio senza fare nessuna pressione. Ovviamente se questa operazione la fate in bagno è molto più semplice, perché con l'acqua calda il trucco è sull'occhio, è praticamente quasi del tutto sparito. Sì.
Sì, sulle figlie ho un set mascara ed è tutto depositato qui. E stasera ero truccata abbastanza forte comunque. Scusate se non stavo nel bagno a lavarlo e a fare l'altro occhio, perché era indecente, era tutto sporco. Allora, lo potete tranquillamente lavare con la saponetta con cui lavate il viso, che so che me lo chiedete. Io l'ho comprato da Idea Bellezza. L'ho pagato circa 3,60 euro. E fatemi sapere un po' quale di questi metodi utilizzate e quale vi piace di più. Vi saluto, ciao!